Fai tu le domande? Sì, sì. Ok. Ari, guarda che c'è anche di là. Civil Week 2024, siamo a Cassina dei Pecchi in compagnia di Laura dell'associazione artistica Olmo d'Oro. Cosa avete realizzato per questa Civil Week? Allora, questo era un simposio a tema, il tema era il cambiamento climatico, quindi abbiamo realizzato delle sculture che avessero a che fare con il cambiamento climatico. Io in modo particolare ho voluto rappresentare la morte, che con le sue scie si porta tutte le sostanze chimiche che dobbiamo respirare quotidianamente, e quindi il cambiamento climatico è anche dovuto a questo tipo di inquinamento. Avete realizzato molte opere per questa Civil Week, magari com'è il processo, come avviene il processo di realizzazione di queste opere? So che le avete realizzate anche qua dietro? Sì, esatto. Allora, il processo si svolge in questo modo: prima c'è l'idea, ovviamente, poi c'è chi fa magari solo un disegno, oppure chi prepara un modellino per poter poi avere l'idea delle proporzioni, e dopo, in base al tronco che abbiamo a disposizione, a volte si può modificare oppure si copia pari pari il modellino realizzato prima. Grazie mille, viva l'arte e buona Civil Week! Grazie anche a voi.